questo. Oggi parliamo di Vandanare e Mauricardi, che negli ultimi giorni veramente ci hanno appassionato con la soap opera della loro relazione. Una relazione che pare insomma fosse entrata fortemente in crisi, tant'è che l'attaccante del Paris Saint-Germain avrebbe tempo fa fatto una proposta indecente alla moglie, ossia quella di aprire il matrimonio ad altre relazioni, ovviamente proposta da lei non accettata, ma a quanto pare ecco, Icardi stava un po' flirtando qua e là. Questo è stato scoperto da Wanda, la quale sabato scorso ha deciso di ufficializzare la fine del loro rapporto, ha preso le due figlie avute dal matrimonio con Icardi ed è volata a Milano, dove lui l'ha raggiunta disertando tutti gli allenamenti per cercare di riconquistarla. Ci sono varie foto che dimostrano insomma quasi la pace fatta, ma subito dopo lei posta una foto con la mano senza l'anello al dito e dice addirittura di preferire la sua mano così. Quindi che cosa sta succedendo? Lei continua ad avere quell'atteggiamento da donna single che rimane staccata dal marito, però poi viene smentita da lui, che invece posta delle foto molto amorevoli con Wanda, delle foto anche intime. Addirittura qualche giorno fa ha postato su nelle storie una loro foto proprio nell'intimità, seminudi, facendo allusione che lei era ritornata addirittura da lui per chiedergli perdono. Sicuramente Wanda è infuriata per l'atteggiamento che ha avuto il marito, scoperto tra l'altro, secondo quanto ci viene raccontato da una giornalista, Janina Latorre, di un programma argentino, attraverso un investigatore privato che lei avrebbe ingaggiato per seguire il marito e per hackerare il telefono di lui. Quindi viene fuori che Icardi ha una relazione, tra virgolette, via chat con questa modella Suarez, Kina Suarez, la quale dice che lui sosteneva di essere in crisi con la moglie, quindi si sarebbero scambiati semplicemente dei messaggi dove lei avrebbe chiesto al calciatore di poterlo incontrare e si sono anche scambiati delle foto. Ovviamente questo ha mandato su tutte le furie Wanda, che ha attaccato pubblicamente, insultato con epiteti non ripetibili, ripetibili la donna, e sembra che per salvare questo matrimonio Icardi abbia fatto una proposta alla moglie, ossia tre condizioni: niente jet privato per lei, insomma se soltanto se si sposta in coppia o in famiglia. Inoltre Wanda dovrebbe rinunciare al lavoro di influencer e modella e limitarsi a fare soltanto la sua agente, e inoltre entrambi dovrebbero chiudere i loro profili social. Beh, considerando che è stato stimato che il costo di questo divorzio dovrebbe essere intorno ai 60 milioni, forse Icardi ha tutto l'interesse di far ritornare la pace coniugale. Per ora è tutto, vi ringrazio per l'attenzione, ci vediamo domenica prossima.